Buonasera, benvenuti, bentornati a tutti quanti coloro che già hanno effettuato un percorso con noi, quindi che hanno già partecipato alle formazioni del 13 e del 14 di ottobre. E ecco, oggi introduciamo un'altra giornata di lavoro e in questa giornata andremo a riattivare quella che è la conoscenza e lo scambio di buone pratiche, ma anche a riprendere delle riflessioni di elevata caratura, devo dire, come è stato fatto nei precedenti appuntamenti. Quindi, con il contributo di tutti, come si sta facendo e attraverso il confronto di tutti, stiamo cercando di avviare un percorso, comunque di sostenere, che dia una visione ampia a 360 gradi su quello che è l'autismo e la situazione in cui possono muoversi, le opportunità su cui possono contare i nostri studenti, gli alunni con autismo. E credo che attraverso questa esperienza di questi incontri si vada ad alimentare fortemente anche la motivazione di tutti quanti noi nel supportarci reciprocamente, perché si riesce così, attraverso anche le suggestioni che vengono date attraverso le riflessioni, le strategie, anche a dare con maggiore consapevolezza senso a quello che si sta facendo. Oggi sarà un'altra giornata importante con i contributi di figure che porteranno, di professionisti che ci porteranno il loro pensiero, ma anche con lo scambio di esperienze. Io non voglio rubare oltre tempo a questa giornata. Vi ringrazio per la partecipazione, ringrazio naturalmente tutti quanti coloro che stanno dando e apportando il loro contributo, ma anche chi con i propri quesiti, con le proprie domande, magari legge anche nel pensiero, viene da dire, o nel non detto o nell'intuito di altri, consentendo quindi di avere anche chiarimenti ulteriori. Quindi ringrazio tutti quanti, naturalmente gli organizzatori, e lascio la parola quindi a Stefania Stellino, presidente di ANCSA Lazio. Eccomi, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera, grazie professoressa. Io purtroppo oggi vi dovrò lasciare praticamente subito perché, ahimè, sapete, l'autismo è anche questo. Quando riusciamo ad organizzare qualcosa per i ragazzi, poi alla fine dobbiamo portarli fino in fondo. Quindi oggi con il Rotary e con il Golf Club dell'Olgiata premieremo alcuni ragazzi che hanno lavorato proprio per quelle opportunità di cui parlava lei, dottoressa, no? Rispetto, insomma, all'opportunità che hanno avuto di fare altro nel loro tempo libero, diciamo così, no? Ed il golfo ha rappresentato dell'altro che potremmo indicare, per esempio, all'interno di delle attività extra, no? Che si fanno all'interno del PEI, cioè quella parte, la sezione in cui proprio si possono indicare queste cose, la sezione 9 in cui possiamo indicare cosa i ragazzi fanno al di fuori della scuola che va a contribuire al loro progetto di vita, alla loro vita. Quello che imprai, che è un po', insomma, di cui ci parlerà anche la dottoressa Maria Luisa Scattoni, che appunto parlerà a breve, e che parlerà di quello che si può fare, come si può fare con la sua grandissima esperienza, con l'osservatorio autismo che lei riesce a coordinare benissimo, con tutti i progetti che sono stati portati avanti e si stanno portando avanti proprio con l'ufficio e con l'Istituto Superiore di Sanità, con il lavoro che si sta facendo per esempio sulle linee guida, per le regioni, per la transizione all'età adulta, perché poi questi ragazzi che stanno a scuola crescono ed è di questo, no? Nelle buone prassi di questo dovremmo anche parlare, no? Se vi ricordate, la scorsa volta abbiamo puntato molto sui
percorsi per le competenze trasversali, percorsi trasversali per le competenze, perché i PCTO sono fondamentali, per cui tutto questo deve, il famoso pensami adulto, no? Il pensare adulto la persona, il bambino che adesso sta a scuola, che man mano cresce, dalla primaria va alla secondaria di primo grado e poi la secondaria di secondo grado e poi deve affrontare la vita. Ed è di questo che dobbiamo parlare, no? Perché la scuola è crescita. Io purtroppo non potrò presentare la mia grande amica Maria Luisa, la dottoressa Scattoni, però so che lo farà benissimo la professoressa Munaro, e in bocca al lupo a tutti, soprattutto anche al professor Cottini che verrà dopo e che ci parlerà di come poter educare in maniera personalizzata, perché se ricordate la scorsa settimana una delle parole ricorrenti era proprio personalizzazione ed è su quello che dobbiamo focalizzare. Quindi l'educazione deve essere assolutamente personalizzata. Un buon lavoro a tutti. Io spero di riuscirmi a collegare appena finiamo la premiazione e tutti i rituali dei Rotary che Claudia conosce bene, però anche questo fa parte della nostra vita. Quindi buon lavoro anche da parte di ANSA, grazie a tutti coloro che sono presenti, grazie agli sportelli che lavoreranno con noi e buon lavoro. Grazie, buona giornata. Grazie.